Uno dei piatti tipici della tradizione del pranzo di Natale sono i tortellini in brodo. Quante volte vi è capitato di mangiarli e di pensare, sognando, un giorno di prepararli e magari di pensare che è troppo difficile? Ebbene, io sono qui proprio per questo, per dimostrarvi che è facilissimo. Io non sono una professionista, eppure mi diletto molto volentieri in questa preparazione. Certo, ci vuole un po' di pazienza, ma vi garantisco che il risultato è davvero d'effetto. Io sono Francesca e sei su Scola la Pasta. La ricetta dei tortellini è antichissima, sembra addirittura risalire al 1100, storicamente contesa fra Bologna e Modena. La tradizione vuole che si tratti di un piatto di riciclo cosiddetto, cioè il suo interno fosse realizzato con la carne che avanzava dalla tavola dei ricchi. E la carne che si utilizza nella tradizione è la carne di maiale. Insieme a questa si mette la mortadella di Bologna, il prosciutto, l'uovo e la noce moscata. Ma come si sa, in queste antiche tradizioni che si tramandano di famiglia in famiglia, ad ogni passaggio viene aggiunto qualche dettaglio diverso. E quindi troviamo anche delle ricette in cui oltre alla carne di maiale si può aggiungere anche la carne di manzo e la carne di pollo. Io oggi vi preparerò la mia personale ricetta, che è la ricetta della mia famiglia. Andiamo a vedere come si prepara. Per prima cosa ci occuperemo del brodo. Io per il brodo utilizzo la carne di manzo con l'osso e un pezzo di carne di pollo. Gli odori classici, quindi la carota, il sedano e la cipolla e un cucchiaio di pomodoro o mezzo cucchiaio di concentrato di pomodoro. Il brodo va fatto cuocere almeno un paio d'ore e se possibile almeno il giorno prima. Questo permette alla carne di rilasciare in maniera ottimale tutto il sapore, ma anche al grasso, raffreddandosi, di venire in superficie e quindi ne possiamo rimuovere un po' per rendere il brodo un po' più leggero. Io l'ho già preparato per comodità ed eccolo qui. Ora andremo a rimuovere un pochino del grasso. Non tutto, perché un po' è anche buono. E adesso vado a togliere la carne dal brodo e gli odori e vado a filtrare il brodo in modo che sarà pronto per la cottura dei tortellini. E intanto ci occupiamo del ripieno. In un tegame mettiamo del burro a sciogliere e poi aggiungeremo questa carne, la carne di manzo, il pollo e il maiale. Per le dosi, naturalmente, vi darò le dosi della descrizione. Facciamo sciogliere un po' il burro e lasceremo poi il tutto a cuocere a fuoco bassissimo. La carne si deve cuocere, ma non deve rosolare, anche perché poi dobbiamo aspettare che si freddi per poterla frullare insieme agli altri ingredienti. Vado, comincio. Metto prima la carne di manzo e poi le altre carni. E lascio a cuocere per una mezz'oretta. Ecco, la carne si sta cuocendo, la lasciamo andare lentamente fino a cottura. Vi ricordo, non deve rosolare, soprattutto non si deve bruciare il burro. E nel frattempo io posso occuparmi della pasta. Come vedete, io già l'ho preparata, è la pasta all'uovo, quella delle fettuccine, è facilissimo prepararla, soltanto farina e uova. Vi lasceremo naturalmente il link del nostro video sulle fettuccine nelle descrizioni, già perché noi abbiamo un video in cui spieghiamo passo passo ogni singola parte per fare la pasta all'uovo nel modo più facile possibile. Ma quante cose carine ci sono nel nostro canale, andate a vedere i nostri video, anzi, con l'occasione, approfittate per iscrivervi e anche per cliccare sulla campanella, così sarete sicuri di non perdere neanche uno dei nostri video. La carne è pronta, come vedete, la lascio qui raffreddare e intanto andiamo a preparare la pasta. Cominciamo con un primo pezzo.
Molto morbida. Ci aiutiamo anche con un po' di farina se è troppo appiccicosa, che deve entrare ora nella macchina tagliapasta. Allora, innanzitutto io non ho la planetaria, quindi impasto sempre a mano, che fa bene anche per fare un po' di ginnastica. Spesso taglio anche la pasta a mano, però per fare questa preparazione mi aiuto con questa macchina che, oltre a tagliare, mi aiuta anche a finire un po' l'impasto, perché dovremo ottenere alla fine una sfoglia sottile per la realizzazione dei tortellini. Man mano che andiamo avanti, aggiungiamo un po' di farina che aiuta a rendere la pasta più liscia. Poi man mano andiamo avanti posizionando ogni volta ad un buchino che permetta la stesura della pasta in uno strato più sottile, fino all'ultimo. Eccolo qua. Ci vuole un pochino di pazienza in questa fase. Perfetto. Adesso dovremo tagliare dei quadratini. Voilà, dei quadratini di 3 centimetri circa. Quindi mi aiuto con una lama molto affilata. Voilà. E ora faremo dei quadratini. Più sono piccoli, più naturalmente il tortellino è piccolino. Bene, intanto si prosegue così, ma torniamo alla nostra carne e andiamo a frullarla insieme a tutti gli altri ingredienti. Carne raffreddata, la mettiamo ora nel mixer insieme a tutti gli altri ingredienti. È molto bella ed ha un profumo delicatissimo, e il burro effettivamente dà un buon odore alla carne, molto delicato. Voilà. Poi aggiungiamo le due fette di mortadella, la fetta di prosciutto, il parmigiano, l'uovo, che serve per amalgamare il tutto e che non manca mai, siamo nella cucina italiana, e una spolverata di noce moscata. Ed ora frulliamo. Ok, fatto. Il nostro impasto è pronto, adesso andiamo a preparare i tortellini. Pronti? Allora, prendiamo un pezzettino di piccolo impasto e lo posizioniamo sul quadratino di pasta. Ripieghiamo la pasta in due fino a formare un triangolo, schiacciando bene bene i bordi. Poi dobbiamo fare un piccolo, un mezzo giro su se stesso e poi prendiamo il tortellino e lo avvolgiamo intorno al dito schiacciando bene. E poi tiriamo giù la linguetta. Ed ecco perfetto il nostro ombelico di Venere.
ci regoliamo con le quantità di tortellini, ne prepareremo almeno 15 per ogni scodella di brodo. Ci vuole tantissima pazienza. La cosa più bella è quando nelle famiglie ci sono delle nonne che lo fanno con le nipoti, delle mamme con le figlie, insomma si fa un po' insieme perché il bello è proprio il gusto di stare insieme. Mi occuperò più tardi di preparare tutti i tortellini, ma intanto io e il mio cameraman stiamo morendo di fame, quindi abbiamo deciso di mangiare intanto questi primi tortellini. Ne ho preparati un po' di più di 15 perché abbiamo veramente tanta fame. Ed ora, visto che il brodo bolle, procedo a versarli dentro. Voilà. Piano piano non dovranno cuocere tantissimo. Giusto quando vengono a galla vorrà dire che sono pronti. Ma ovviamente, come sempre, noi consigliamo di assaggiarli. I nostri tortellini sono pronti. E allora, li mettiamo in una scodella. Così siamo pronti per andare a tavola. Guardate il colore di questo brodo, quanto è bello. Anche perché è molto ricco, ma soprattutto anche perché c'è il pomodoro che dà questo leggero colore. Poi vi lascio immaginare il profumo. Prima di andare a tavola, a chi piace, possiamo aggiungere una spolverata di parmigiano. E i nostri tortellini in brodo sono pronti, buonissimi, profumatissimi e caldi. E anche molto facili da preparare. Restate con noi perché abbiamo ancora tante ricette belle da condividere. Questa è Scola la pasta, the Italian way of making food.